Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video per la lettura settimanale delle energie tra anime e fiamme gemelle. Vi voglio ricordare che ogni giorno faccio degli aggiornamenti riguardo le energie del Divine Masculine, detto anche DM, ossia la parte maschile, e la Divine Feminine, detta anche DF, parte femminile. E potete trovare questi aggiornamenti cliccando nella pagina della comunità. Quando voi aprite la mia home page, in alto potete vedere che ci sarà scritto comunità, andate a cliccare là sopra e vi si aprirà una pagina con tutti gli aggiornamenti. Sono delle fotografie con la descrizione di quelle che sono le energie del momento. Io non rispondo sempre ai vostri commenti, però li leggo e mi faccio anche certe risate. E quindi, insomma, è anche una buona occasione per scambiare due chiacchiere, raccontare le vostre esperienze, eccetera. Allora, direi di iniziare subito per vedere che cosa che succede questa settimana. E quindi, vediamo prima di tutto qual è l'energia generale del Divine Masculine ed utilizzo il Mystic Moon Oracles. Quindi, qual è l'energia generale del Divine Masculine questa settimana? Abbandonato. E sul fondo, la lezione. Questa è la lezione karmica. Wow. Ok, il Divine Masculine si troverà questa settimana a dover fare i conti con i traumi del suo passato. Molte volte i Divine Masculines hanno paura di essere abbandonati o hanno paura di abbandonare. Quello che succede è che se i Divine Masculines non vogliono affrontare questa lezione, finiranno per ripetere sempre gli stessi errori. Però potrebbe anche indicare che questa settimana il Divine Masculine risolverà questo problema, quindi vedremo, vedremo se sarà questo il caso. Vediamo invece qual è l'energia generale della Divine Feminine questa settimana. Qual è l'energia della Divine Feminine questa settimana? Qual è l'energia generale? È volata per terra. Sotto abbiamo autunno ed abbiamo guida. Quindi la Divine Feminine è guidata verso un certo percorso. La stagione dell'autunno indica anche la stagione non solo in cui adesso ci troviamo, quindi questo potrebbe avere a che fare con la stagione stessa, che potrebbe essere indicativa per alcuni se hanno lasciato il Divine Masculine durante questo periodo o comunque in prossimità di questo periodo, ma potrebbe anche indicare uno stato di decadenza da cui lei sta piano piano uscendo grazie alla guida degli spiriti. Vediamo adesso qual è l'energia del recente passato del Divine Masculine. Qual è l'energia del recente passato? Nove di spade e sul fondo l'otto di spade. Oh mio Dio! Ok, vabbè, l'otto di spade indica essere all'interno di una trappola, specialmente una trappola mentale, perché si hanno dei pensieri ossessivi, limitanti e che creano situazioni di vero e proprio autosabotaggio. Il Divine Masculine si è ficcato lui stesso all'interno di una trappola e praticamente ne ha sentito le conseguenze con il 9 di spade. Qui c'è una successione dall'8 al 9. Il 9 di spade indica l'energia di chi soffre, sta male, è in ansia, dorme poco la notte, ha dei pensieri ossessivi. Quindi questa è l'energia da cui praticamente esce ed entra in questa settimana. Vediamo invece qual è l'energia del presente, quindi quale sarà l'energia attuale del Divine Masculine. Qual è l'energia attuale del Divine Masculine per questa settimana? Qual è l'energia? Ok, si vede che c'è tanto da dire. Allora, 4 di bastoni sul fondo. Bene, promette bene. Wow, ok. Oh mio Dio, finalmente si sta smuovendo qualcosa. Finalmente ci è riuscito. Ok.
Allora, innanzitutto l'asso di denari indica un nuovo inizio che è stabile e concreto. Il 10 di denari indica la stabilità, la famiglia, fondamenta che sono solide, anche grande abbondanza finanziaria, in ogni caso tanta stabilità. La forza invece sta ad indicare l'acquisizione di coraggio che fino ad oggi è praticamente mancata al divine masculine. E qui abbiamo il cavaliere di denari che indica che ci ha messo parecchio tempo per poter arrivare a prendere praticamente una decisione e quello che vedo è che si dirige proprio verso la forza. Che cosa indica questo? Che ci ha messo un bel po' di tempo per poter acquisire coraggio. E quello che vedo è che il Divine Masculine si vuole assolutamente riunire alla Divine Feminine, quindi questa settimana penso proprio che ci sarà un cambiamento. Vediamo qual è l'energia futura, però, per avere la certezza di questo. Finalmente sembra essere uscito da questa situazione. Vediamo qual è l'energia futura del Divine Masculine per questa settimana. No, vabbè. No. Scusate, io. Dio. Adesso vi spiego. No, vabbè, ragazzi, io ho i brividi addosso. Io ho i brividi addosso. Scusate se reagisco così. Avrei voluto dirlo all'inizio del video, ma poi non l'ho detto. Questo asso di bastoni rappresenta precisamente una settimana. Se vi ricordate, il video di 2 settimane fa c'era il 3 di bastoni come energia futura. Nel video scorso c'era il 2 di bastoni come energia futura, quindi come ad indicare che tra 3 settimane farà una mossa, tra 2 settimane farà una mossa, adesso c'è una settimana. Lui si sta preparando al ritorno, ve lo dico. E la ruota indica il cambiamento. Vediamo per la Divine Feminine qual è l'energia del recente passato. Qual è l'energia del recente passato della Divine Feminine? Qual è l'energia del recente passato della Divine Feminine? Se non sbaglio, abbiamo una carta, 10 di... Sì, soltanto quella. Allora, 10 di bastoni e sul fondo il 4 di denari. Più chiaro di così non si può. Praticamente la Divine Feminine ha lasciato andare cose a cui praticamente prima si aggrappava, che hanno costituito un peso per lei. L'universo è intervenuto per guidarla e per darle la forza di abbandonare questo peso e di andare verso ciò che è più giusto per lei, ossia l'amore e il rispetto di sé. Vediamo qual è l'energia presente della Divine Feminine questa settimana. Abbiamo il 5 di spade e sul fondo il 6 di denari. A mio avviso la Divine Feminine è un'energia vincente, questo è quello che percepisco, è stata una lotta per lei. Non escludo che ci possano essere dei conflitti questa settimana con qualcuno, fate attenzione, ma quello che percepisco in particolare è che la Divine Feminine ha lottato per avere un equilibrio, per avere una giustizia, per avere una calma interiore e un equilibrio che lei stessa ha raggiunto da sola. Quindi lo vedo molto positivo. Vediamo invece qual è l'energia futura della Divine Feminine per questa settimana. 9 di coppe. Perfetto. Con la morte, oddio. Oh mio Dio, ok. Allora, il 9 di coppe indica la soddisfazione a livello emotivo, stare bene da soli. Qui si può interpretare in diversi modi. Innanzitutto che è in corso una vera e propria trasformazione della Divine Feminine a livello spirituale, perché ha finalmente compreso che l'amore se lo deve dare prima da sola piuttosto che aspettare un altro, e per lei questo indica la chiusura di un ciclo e un nuovo inizio. Per altri versi, si può trattare anche di un evento che potrebbe destabilizzarla o ancora della fine della sua solitudine, qualora il Divine Masculine dovesse ritornare. Vediamo che cos'è che il Divine Masculine pensa della Divine Feminine questa settimana. Cos'è che il Divine Masculine pensa della Divine Feminine? Allora, bene,
Sul fondo abbiamo il Cavaliere di Bastoni che da capo praticamente torna a fare la sua comparsa dopo che per diverse settimane era praticamente scomparso, però la settimana scorsa c'era. E allora, che cosa è che pensa? Il Divine Masculine ha innanzitutto l'asso di spade, 10 di bastoni e di folle. Quindi sicuramente vuole buttare alle spalle i pesi e farsi avanti con una comunicazione diretta e dire le cose esattamente come stanno. Vorrebbe acquisire coraggio, venire con forza e con velocità dalla Divine Feminine. Questo è quello che pensa. Pensa che sia giusto farsi avanti per parlare, per dire esattamente le cose come stanno. Vediamo però quello che vorrebbe fare, quale azione vorrebbe compiere il Divine Masculine nei confronti della Divine Feminine questa settimana. Quale azione vorrebbe compiere nei confronti della Divine Feminine? Allora, fondo del mazzo, la Torre. Allora, devo dire alcune cose. Se ci sono dei bambini, allontanateli. Allora, quello che... No, vi spiego perché. Innanzitutto, quando vedo l'asso di bastoni con la torre, cioè, io penso a determinate cose perché questa è la carta più a doppio senso che ci sia. E la torre anche indica un'esplosione. Vabbè, lasciamo perdere, ci siamo capiti. Ve lo dico anche perché abbiamo il re di bastoni che è una persona molto passionale, quindi anche questo, diciamo, fa la sua parte. Secondo me il Divine Masculine vorrebbe fare determinate cose, d'accordo? Sicuramente vuole lavorare con la Divine Feminine ad una soluzione del problema e vorrebbe portarle nuovamente la coppa. In alcuni casi potrebbe anche desiderare che sia lei a farsi avanti perché aspetta un suo cenno. Qual è alla fine il risultato, cioè quello che effettivamente si potrebbe verificare da parte del Divine Masculine verso la Divine Feminine questa settimana? La giustizia, la regina dei bastoni. Ok, abbiamo proprio la coppia perfetta. Tra l'altro, per me il re di bastoni e la regina di bastoni potrebbero anche rappresentare le fiamme gemelle per un determinato motivo, perché i bastoni sono l'elemento del fuoco, quindi secondo me potrebbe essere valido per alcuni. In ogni caso, è una coppia divina e rappresentano anche delle persone che hanno un segno di fuoco nel tema natale, lui in particolare il leone e lei l'ariete. Comunque vuole portare giustizia. Bene, molto bene. Vedo che le cose stanno tornando ad essere più equilibrate. Vediamo adesso che cos'è che la Divine Feminine pensa del Divine Masculine questa settimana. Cos'è che pensa? No, vabbè, ragazzi, guardate qua. E sul fondo il 6 di bastoni. Lei pensa che lui dovrebbe fare il salto della fede e assumersi il rischio di andare da lei e di ricongiungersi con lei. Questa è la carta che indica essere vittoriosi, aver vinto, aver superato delle prove molto difficili. Lei vuole che lui acquisti coraggio per fare questo. Vediamo adesso quali sono le azioni che la Divine Feminine vorrebbe compiere nei confronti del Divine Masculine questa settimana. Quali azioni vorrebbe compiere? Abbiamo il Diavolo ed abbiamo l'Imperatore. Innanzitutto il Diavolo potrebbe essere un'energia sessuale, cioè ve lo devo dire, quindi tra l'altro era proprio qui che era comparsa la Torre. Quindi potrebbe esserci il desiderio da parte della Divine Feminine di ricongiungersi alla Divine Masculine. La Divine Feminine potrebbe essere testarda nei confronti del Divine Masculine, nel senso che rimarrà ferma sulle sue posizioni e potrebbe avere dei pensieri tossici praticamente al riguardo. Vediamo adesso quale sarà il risultato, cos'è che effettivamente si potrebbe verificare da parte della Divine Feminine nei confronti del Divine Masculine questa settimana.
cos'è che si potrebbe verificare? Allora, abbiamo il 5 di bastoni al contrario e sul fondo abbiamo il 10 di denari. Il 10 di denari c'è anche per il divine masculine. Quindi lei vuole mettere giù i bastoni per poter poi arrivare ad una maggiore stabilità. Quindi nel complesso quello che vedo è che il divine masculine esce da quella situazione di trappola in cui si trovava e sta per approcciare la divine feminine per avere un nuovo inizio. Si può trattare del vostro divine masculine, si può trattare anche di una nuova persona che sta per arrivare, non potete saperlo perché queste sono le energie di tutti i divine masculines, come vi ho già spiegato nel video di guida alle letture per anime e fiamme gemelle, se non l'avete visto andatelo a vedere. Per la divine feminine quello che vedo è che ha lasciato alle spalle una situazione difficile, ne è uscita vittoriosa, ha raggiunto una maggiore stabilità. Pensa del divine masculine che debba fare questo passo in avanti. Lei non si vuole muovere, ma di sicuro quello che lei vuole fare è smettere di combattere. Vediamo adesso quali sono le ombre del divine masculine per questa settimana. Quali sono le ombre del divine masculine? Quali sono le ombre del Divine Masculine questa settimana? Abbiamo infantile e perso. Molto interessante che è simile alla carta di guida là sopra. Potrebbe trovarsi ad agire in maniera infantile questa settimana e ad avere un pochettino di confusione, però quello che vedo è che comunque lui sa qual è il percorso che deve prendere. Vediamo adesso quali sono le ombre per la Divine Feminine questa settimana. Quali sono le ombre della Divine Feminine questa settimana? Ed abbiamo dolore inafferrabile e superficiale. Quindi ho l'impressione che se ci sarà del dolore, questa settimana la Divine Feminine tenderà a nasconderlo, per non far vedere esattamente come lei si sente. Abbiamo visto che c'era la carta della morte, quindi sicuramente ci potrebbe essere un evento che vi potrebbe far male, ma che vi occorrerà per una trasformazione a livello spirituale. E penso che voi non vogliate farlo vedere da un certo punto di vista. Non sento che sia qualcosa di molto negativo, onestamente, però si può trattare di qualcosa che vi potrebbe far male. Vediamo che cos'è che il Divine Masculine vorrebbe comunicare alla Divine Feminine questa settimana. Non rinuncio a noi. Quindi il Divine Masculine si sente combattivo e poi dice: non so come esprimere me stesso. Quindi sicuramente si vuole fare avanti e vi dico che sta per accadere. Per alcuni potrebbe essere questa settimana, per altri si può trattare della prossima, perché comunque l'asso di bastoni indica una settimana. Quindi potrebbe essere la prossima. E in ogni caso non vuole assolutamente lasciare andare questo rapporto. Vediamo cos'è che la Divine Feminine vorrebbe comunicare al Divine Masculine questa settimana. Cos'è che la Divine Feminine vorrebbe comunicare? Si è trattato di me e non di te. Penso che la Divine Feminine abbia dei sensi di colpa nei confronti del Divine Masculine questa settimana, forse ripenserà delle memorie del passato in cui si sentirà come se determinati avvenimenti siano accaduti per causa sua. Ecco perché c'era anche la carta del dolore. Fate attenzione a questo tipo di pensieri. E poi dice: avrei tanto voluto dirti quanto è stato importante per me. Secondo me la Divine Feminine potrebbe non vedere quel che è davanti a lei, da un certo punto di vista, no? Per questo abbiamo la carta della guida che l'aiuta a trovare la giusta direzione. Magari lei pensa che con lui sia completamente finita e quindi inizia ad avere dei sensi di colpa ed inizia a pensare: ma se avessi fatto le cose in maniera diversa, se non avessi parlato, se non mi fossi comportata così, lui magari sarebbe stato diverso, no? Le cose sarebbero andate in un'altra maniera. E quindi poi dice: avrei tanto voluto dirti quello che veramente pensavo di te, quanto tu sei stato importante per me.
Perché pensa che ormai sia finita da un certo punto di vista, ma in realtà non è così. E intanto abbasserà comunque le sue difese in un senso positivo. Lei non sarà più in un'energia conflittuale. Vediamo che cos'è che il Divine Masculine deve lasciare andare questa settimana. Cos'è che il Divine Masculine deve lasciare andare questa settimana? Lascia andare la paura, lascia andare le storie di paura che ti racconti, sii presente nel momento, focalizzati sulle soluzioni e celebra ogni piccolo passo in avanti. Forza, Divine Masculine, esci fuori dalla paura e poi arrenditi agli spiriti. Una volta che hai fatto tutto quello che puoi per raggiungere un obiettivo, lascia la situazione al divino, lascia che gli spiriti lavorino la loro magia per te. Quindi il Divine Masculine si deve affidare agli spiriti e soprattutto non deve più avere paura. Deve acquisire coraggio per farsi avanti. Vediamo adesso invece per la Divine Feminine, cos'è che deve lasciare andare questa settimana? Pure lei, arrenditi agli spiriti. E vabbè, non c'è bisogno che ve lo rileggo perché l'ho appena letto e poi dice lascia andare lo stress. Fai dei respiri profondi e rilascia la tensione che hai dentro il tuo corpo. Lascia andare lo stress nel momento in cui ritrovi il tuo centro. Infatti, quello che percepisco è che la Divine Feminine avrà dei pensieri stressanti. E infatti c'è la carta del diavolo. Ci vorrebbero essere delle ossessioni questa settimana. Fate attenzione, cercate di essere rilassate, calme e state sicure che ogni cosa che accade è per il vostro bene, che tutto è assolutamente come deve andare. Io vi ringrazio per aver visto il video, fatemi sapere se poi risuonerà con voi e poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!